Cossoliere ai nostri microfoni, gara 1 è andata in archivio, la tanto temuta gara 1 nel migliore dei modi, direi. Sì, sì, sono stato contento dell'approccio che abbiamo avuto, abbiamo rispettato il piano partita alla perfezione e questo mi dà soddisfazione. Poi è chiaro, questa è gara 1, perciò i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento, hanno fatto una buona partita. Abbiamo degli aspetti che dobbiamo migliorare, soprattutto dobbiamo crescere con tutti i ragazzi, che ne abbiamo ancora alcuni che non hanno capito che nei playoff il ritmo e l'intensità è diversa. Però diciamo che chi ben inizia a metà dell'opera e noi siamo a metà, perché giovedì abbiamo gara 2, perciò adesso testa bassa, pedalare, preparare bene giovedì, perché è importante fare una buona partita a Castelletto. Abbiamo avuto due infortuni importanti, quello di Pipitone, che adesso vedremo come è messo. Galmarini ha ripreso un altro colpo, l'ho tenuto a riposo precauzionale, però adesso è da valutare anche lui. Cos'è che è riuscito meglio del piano tattico della partita? Ma abbiamo giocato bene la palla dentro, abbiamo avuto una buona circolazione di palla anche contro la zona e siamo stati bravi a fare dentro fuori, ecco, questa è una cosa che abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare la velocità di passaggio, soprattutto nei piccoli dobbiamo essere più rapidi, però insomma complessivamente bene. Siamo stati bravi anche a contenere quelle che erano un po' le armi di Oleggio, soprattutto Piloti nella prima parte, l'abbiamo tolto abbastanza al gioco, e l'intensità difensiva che è un nostro marchio di fabbrica. Beh, direi che quella deve essere la nostra arma che abbiamo fisso, poi il resto dobbiamo aggiungerlo a questo. Quando manca l'intensità difensiva noi non siamo più una squadra a livello di questo, di questo insomma, perciò quella dobbiamo sempre averla. Poi dopo, se a questo aggiungiamo una qualità e una rapidità migliore in attacco, allora possiamo fare strada. Ti ringrazio coach, in bocca al lupo per la gara di ritorno. Grazie. Sportivissimo coach Remonti ai nostri microfoni, gara 1 va a Orzinuovi 7-7-5-6, un tuo commento. Allora, per noi esperienza nuova quella di partecipare ai playoff per la Serie A2 e diciamo che si è visto a tutta, nel senso che non abbiamo rispettato con precisione il piano partita, non siamo stati in grado di gestire il ritmo e siamo andati dietro al ritmo di Orzinuovi, che per noi è insostenibile, questa è la verità. E in più ci metto anche il fatto di aver perso purtroppo già nel primo quarto per falli il nostro giocatore più esperto, e quindi questo sicuramente non ci ha aiutato. Ecco, si temeva da parte di Orzinuovi gara 1, invece forse l'impressione è che l'abbia sentito nelle gambe anche Oleggio, che come dici tu è una novità ai playoff e reduce comunque da una striscia positiva di 8 giornate e reduce da un risultato conseguito importantissimo. Sì, non per trovare scuse, ci mancherebbe, però noi è da 8 settimane che partita dopo partita diamo l'anima, abbiamo dato l'anima per arrivare a questo risultato per noi storico. Sinceramente pensavo che dal punto di vista mentale fossimo ancora carichi per il risultato raggiunto, devo dire la verità, non lo siamo stati, e come hai detto ben tu abbiamo subito la situazione. Spero che in questi 3 giorni si possa ritrovare, oltre che lo smalto atletico e le energie, anche una capacità mentale di stare in questo contesto meglio di oggi. I playoff sono proprio così, gara 2 azzera tutto, quindi studierai qualcosa. Cos'è che ti ha messo particolarmente in difficoltà questa sera? Guarda, sinceramente il taglio fisico, la fisicità difensiva soprattutto, e poi un paio di situazioni che abbiamo già annotato su cui noi dobbiamo lavorare meglio, anche se le avevamo già analizzate, ma questa sera però non sono funzionate, e un paio di situazioni offensive che dobbiamo rivedere in base agli adattamenti fatti da coach Salieri. Ti ringrazio, in bocca al lupo per il ritorno. Crepi, grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
7756 per Orzinuovi, va in archivio gara 1 con Loleggio, siamo con uno dei protagonisti, Lorenzo Varaschin. Tu dici proprio io protagonista, lo dicono anche un po' le statistiche, insomma è mancata qualche tripla, altrimenti avremmo fatto la doppia perché i rimbalzi sono tantissimi. Una tua impressione sulla partita? Sapevamo che non era comunque una partita facile, perché la prima dei playoff è sempre così difficile, anche se giochiamo in casa. Abbiamo difeso bene, siamo andati in contropiede, abbiamo giocato di squadra e dopo di conseguenza chiunque riesce a giocare bene all'interno del sistema. Ultimamente hai trovato anche molto spazio perché coach Salieri sta effettuando le rotazioni, sta dosando tutto, anche gli sforzi fisici, però l'impressione è che siate tutti in un gran periodo ancora di forma abbastanza brillante. Sì, siamo in un periodo di forma buono, infatti si è visto che abbiamo corso tutta la partita e niente, dobbiamo lavorare con il prof Lopetuso e continuare così per arrivare fino in fondo. I playoff sono una brutta bestia perché ogni partita si azzera, quindi giovedì a Oleggio ci sarà ancora a tribulare, perché sicuramente loro vorranno riscattare una prestazione che forse speravano migliore. Assolutamente, anche perché una volta che si arriva a gara 3, dopo là ci si gioca tutto e non conta più fattore campo, no, cioè tutta, è un po' una lotteria, quindi bisogna vincere a Oleggio per forza. Ti ringrazio Lorenzo, complimenti. Il commento finale del DS Alemuzio, gara 1 va in archivio. Beh sì, insomma l'abbiamo disinnescata bene, siamo stati avanti dall'inizio alla fine senza grossi problemi, tranne un piccolo parziale che abbiamo preso all'inizio quando eravamo partiti comunque bene, direi 1-0 e palla al centro, non diamo troppo peso al fatto di aver vinto di 20 punti, è sempre 1-0, avessimo vinto di 1 non sarebbe cambiato nulla, e perciò resettiamo completamente, ho già detto anche alla squadra di fare la stessa cosa, domani si riposa, martedì si torna in palestra, convinti e carichi per andare a Oleggio e chiudere la serie 2-0 senza assolutamente pensare al fatto che oggi è andata molto bene, però le partite nei playoff poi dopo cambiano velocemente. Anche perché, come ha detto coach Remonti, ha riconosciuto la forza e i meriti di Orzinuovi, però ha detto che due o tre cose da correggere loro ce l'hanno e vedranno di farlo in fretta in attesa di gara 2. Ma infatti l'importanza nei playoff è quella che rivestono sicuramente gli accorgimenti che gli allenatori prendono, gli staff tecnici prendono tra una gara e l'altra, ovviamente la differenza tra le partite di campionato e le partite di playoff che possono appunto cambiare in un attimo, perché c'è la possibilità in 3 o 4 giorni di sistemare quello che non è andato bene, quindi sono assolutamente convinto che in casa sua Oleggio ci terrà ad allungare la serie, sono convinto che tanti di loro giocatori che hanno fatto fatica, credo anche per merito nostro stasera, faranno una partita migliore, noi vediamo come starà Vincenzo che ha preso una botta e è dovuto andare in ospedale a mettere dei punti e comunque voglio dirti Mario, siamo contenti di questa partita, però è 1-0 e fine, non abbiamo passato il turno, non abbiamo vinto niente, quindi abbiamo vinto una partita, gli diamo il giusto peso e ripartiamo con grande entusiasmo martedì in palestra. Per finire in settimana la società ha voluto rimarcare l'avanzamento positivo dei lavori al Palambienti, anche per dare un segnale a tutta Orzinuovi in un momento così, che non è che arriviamo ai playoff e non pensiamo che potrebbe, non diciamo niente, servire anche il Palambienti, o comunque servirà il Palambienti anche in futuro. Certo, noi siamo molto scaramantici, quindi non diciamo niente, però abbiamo tenuto con le parole di Francesco a sottolineare il fatto che comunque le ore del palazzetto stanno andando avanti bene, eventualmente dovessimo riuscire a fare degli ottimi playoff, siamo pronti comunque a salire di categoria, ed è un messaggio che abbiamo voluto dare certo alla nostra comunità, però abbiamo voluto dare anche un po' al mondo della pallacanestro in generale, per far capire che se saremo bravi ad arrivare fino in fondo l'anno prossimo giochiamo Orzinuovi, non giochiamo Brescia, che per noi l'anno scorso è stato sicuramente un danno abbastanza grave sotto tutti i punti di vista. In ogni caso in futuro giocheremo comunque Orzinuovi in un palazzetto anche più accogliente per partite proprio importanti come quelle che stanno arrivando. Assolutamente, questo è uno dei motivi per cui come società e soprattutto Francesco ha insistito per questo allargamento, perché abbiamo bisogno di un palcoscenico più degno di quelli che sono stati i risultati negli ultimi anni della società, e senza mancare di rispetto a nessuno, il palazzetto questo gli vogliamo bene, però gli vorremmo ancora meglio quando sarà più grande e accogliente,
importante per le famiglie, per tanta gente che magari adesso sa che non trova il posto e quindi magari addirittura non viene. Quindi il positivo di avere un nuovo palazzetto, al di là delle categorie che faremo, che sono comunque importanti, però non sono la priorità, avere un salotto giusto per tutte le persone che ci vogliono venire di Orzinuovi e anche fuori da Orzinuovi. Un segnale, un messaggio importante. Grazie Ale. Grazie a voi, ci vediamo giovedì. Ciao.